Quindi ragazzi, questa è entrata un po' sparata. Allora ragazzi, oggi parliamo di come reagisce il cervello del ciclista. Per farlo prendiamo una situazione tipo: siamo in gruppo in bicicletta, 4-5 persone che pedalano, il primo della fila prende una buca, lo sterzo si chiude, stramazza al suolo tra moccoli deliranti. I primi due della fila non riescono a scansarlo, mentre noi, con una grande botta di fortuna, diciamo così, riusciamo a sterzare e rimanere in piedi. Che cosa ha evitato la nostra caduta? Beh, principalmente i nostri riflessi, ma in che modo? Dunque, il nostro cervello, tramite i nostri bulbi oculari, ha individuato il problema. Lo ha elaborato qua dentro, nella nostra scatola cranica, ha elaborato anche una soluzione e ha inviato questa soluzione al nostro corpo, che in modo repentino ha evitato a noi di cadere. Tutte le attività del nostro organismo, da quelle più complicate a quelle più semplici, sono coordinate dal nostro sistema nervoso e controllate dal nostro cervello grazie a una interconnessione miliardaria di neuroni. Il nostro cervello riceve le informazioni attraverso i nostri organi sensoriali, li elabora e le trasmette da neurone a neurone attraverso connessioni chimiche ed elettriche. Usando poi degli ioni di sodio e potassio, genera reazioni per poter elaborare appunto una reazione. Ogni reazione fisica è divisa in due parti, una che riguarda soltanto il cervello, quindi ricezione ed elaborazione del segnale, l'altra è quella di reazione dei muscoli. È stato sperimentato e studiato e direi anche verificato che in soggetti molto allenati la seconda parte, cioè la risposta muscolare alla reazione, è molto più veloce, mentre la parte della trasmissione dal cervello, diciamo, ai muscoli è comunque la stessa e si tratta di 150-160 metri al secondo. Questa insomma è una peculiarità che non si allena. In sostanza, nel corpo di uno sportivo la reazione muscolare è più veloce e questo può migliorare fino a un massimo del 15%. Quindi è questo tempo di reazione molto più veloce rispetto a chi invece non è allenato che impedisce ad esempio al ciclista di cadere a terra perché non riesce a scansare, a deviare un ostacolo. Ci sono però dei limiti che anche un ciclista ben allenato non potrà mai superare. Ad esempio, quando pedaliamo, non avendo gli occhi dietro la testa, sfortunatamente non siamo in grado di percepire il pericolo che arriva dalle nostre spalle. Sto parlando ad esempio di un veicolo. In questo caso sono allo studio degli strumenti tecnologici che, se applicati sul tubo della sella, sono in grado, con una precisione abbastanza buona e con un tempo di reazione che va all'incirca sui 3 secondi, di indicarci che sta arrivando dietro di noi una macchina, e questo magari può permetterci di spostarci leggermente più a destra, evitando in questo modo di essere investiti. Insomma ragazzi, a questo punto resta da capire qual è la differenza di reazione tra un ciclista non allenato e un ciclista ben allenato. Se noi prendiamo come parametro il tempo di reazione di un ciclista ben allenato, e questo tempo lo chiamiamo appunto T, è evidente che il ciclista non allenato avrà un tempo di reazione più superiore di quanto di T, il tempo di reazione del ciclista ben allenato, moltiplicato per 114%. Avete capito quindi che non si tratta soltanto di fortuna e di abilità, ma si tratta anche di avere un organismo ben allenato che renda più veloce del 15%, sono millisecondi per carità, ma sono quei millisecondi che ci evitano davvero di farci male. Bene ragazzi, per oggi è tutto, noi ci vediamo al prossimo video, buon allenamento e alla prossima, ciao!